rigorosamente azzurra quel giorno, quel 29 aprile 1990, e fece anche il gol decisivo. Lo abbiamo al telefono perché c'è Marco Baroni. Grazie Marco per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ecco Marco, cosa ricordi di quel cross perfetto di Maradona e quello stacco, quell'emozione? Ce l'hai ancora impressa, ce l'hai nel cuore? Che cosa ricordi di quegli attimi? Ma attimi straordinari in cui è chiaro ti passa davanti tutto, no? Tutta la stagione, tutta la sofferenza, tutta la fatica con i tuoi compagni, la gioia, sono delle immagini che a volte anche nello sguardo, no? Sei come ipnotizzato, quindi quella corsa liberatoria un po' mia, di tutti i compagni, verso i tifosi, verso la curva, era anche proprio un ringraziamento particolare a loro, a un pubblico straordinario che ci ha sempre sostenuto e che solo chi ha vissuto quelle situazioni, quelle... Ma c'è stato un attimo in cui avete... Marco, c'è stato un attimo in cui avete temuto di perdere lo scudetto o anche avete avuto la certezza di poter vincere, di poter battere quel Milan che era sicuramente una squadra fortissima, il Milan degli olandesi Gullit, Rijkaard e Van Basten? Sì, ma credo proprio la bellezza di quel campionato è che è stato un testa a testa contro una squadra fortissima e quindi avvalora ancora di più quello scudetto, quel traguardo straordinario. Ma credo che ci sono stati tanti momenti, però quello era un gruppo straordinario fatto di uomini, di amici, di compagni che riuscivano a rinforzare nei momenti negativi e nello stesso tempo a temperare anche nei momenti in cui come ad esempio mi ricordo la partita che siamo andati a giocare a Bologna. Ecco, io credo che in quella gara credo che si sia visto forse il primo quarto d'ora uno del miglior calcio della storia del Napoli, per qualità, estro, compattezza, voglia, la squadra che proprio si divertiva, era una cosa meravigliosa, insomma. Ecco, vi ricordo un piccolo aneddoto: che noi sentivamo il risultato del Milan dai tifosi che c'erano nello stadio a Bologna. Ecco, quindi bei tempi, sì, emozioni bellissime. Sì, sì. Ascolta Marco, volevo chiederti anche rispetto all'attualità, al calcio, ai tempi del coronavirus, ecco, da ex calciatore ma anche da allenatore, che idea ti sei fatto? Ci sono i margini, le precauzioni giuste? Secondo te si può tornare ad allenarsi in sicurezza e ci sono i presupposti per poter completare questo campionato? Io credo di sì. Credo di sì, e credo tutti si auspicano il fatto che si possa ripartire, perché comunque il calcio sarebbe anche un segnale importante, no? Anche se poi verrebbe a mancare una delle parti più belle, i tifosi. Che sono i tifosi, però comunque la gente ha bisogno del calcio, della gioia, della competizione, delle squadre, cioè. E questa è la parte emotiva, la parte, poi è chiaro, davanti a un'emergenza così bisogna anche che parlino le persone che sono caricate, che studiano, che sanno come gestire questi momenti. Io credo che si possa gestire, però ecco, poi bisogna dare parola alla scienza, a chi in questo momento è in prima linea e sta studiando e sta cercando di capire come arginare questa pandemia. Grazie a Marco Baroni per essere stato con noi a Supersport 21. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti. Grazie Marco, grazie. Buona serata a te. Parlavamo appunto della ripresa della Serie A, il governo però frena. Ascoltiamo Antonio Papa.